Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Da qui vedete dove siamo, lo so quello che state pensando, madonna che palle, un altro video su ovale, e invece no. Oggi, prima volta in pista, con la moto grande. Yamaha R6, Limatola, come vi ho già detto. Sono, tra virgolette, vergine con la moto grande, anche se in realtà sto facendo questa intro postuma, perché ho già fatto due turni e penso che, peraltro, forse ne farò solo uno perché tempaccio pessimo, come avete visto. E niente, vi porto con me in questa prima volta e vi posso già dire, dato che ho già fatto questi turni, come vi ho detto, che è follia. È completamente diverso dalla moto piccola, ovviamente è un altro sport, altre sollecitazioni, altre velocità, altri movimenti, e provi a lasciare le immagini. La moto è la solita, è la mia stradale, è tutta stock, ci abbiamo messo solamente per l'occasione delle gomme slick SC0, rigorosamente usate, chiaramente, e ovviamente le termocoperte. Per il resto, come vedete, tengo gli specchietti, dietro c'è anche la targa chiusa, giusto per far vedere come se non ci fosse, ma c'è. Però credo che come primo approccio vada più che bene. Madonna santa, ma ci ho provato una marcia in più, come stai pazzeccando. Mai fa caro, fa proprio caro. Ragazzi, sono allibito e senza parole. È la cosa letteralmente più bella del mondo. Chiaramente rispetto all'ovale è tutto un altro sport, ci sono più sollecitazioni, le velocità chiaramente sono diverse, i movimenti, la pesantezza dei movimenti, la tua agilità è tutto diverso. Devo essere sincero, però non ho trovato alcune difficoltà a portare la moto giù per ora. L'unica cosa è che, vedendo gli altri come vanno, che chiaramente hanno più esperienza, la cosa che manca è la fiducia nel portarla giù veloce a farla entrare, ma sono cose su cui lavoreremo. Ora entro per i prossimi turni, se il tempo lo permette, e ci vediamo dopo. Allora, dalla mia stanza faccio la conclusione del video, perché come potete immaginare, come era stato preannunciato, è venuto il patapato dell'acqua, la solita fortuna mia che per la prima volta in pista con l'R6 faccio due turni e mezzo. Fantastic. Allora, cosa c'è da dire su questa giornata con l'R6? È stata bellissima, nonostante sia stata breve, ma è stata molto improvvisata.
dove è nata l'idea di andare? L'idea di andare è nata perché mio zio aveva da preparare una gara che avrebbe fatto la settimana prossima a Maggiore. Quello che è successo in realtà è stato che mio zio è andato a Maggiore, abbiamo caricato il camper il giovedì, lui è partito il giovedì, io sarei dovuto partire il venerdì sera per raggiungerlo là. Primo turno di prove libere post diluvio di Maggiore, cade, per evitare di prendere in pieno un altro, esce alla spalla, weekend finito. Avrei dovuto fare anche un video, ma ovviamente non lo facciamo più. Riguardo questa giornata qua, che vi posso dire che non si è capito già, che è tutto un altro sport. Non è come andare sull'ovale, nonostante le cose che impari sull'ovale sicuramente te le puoi portare qua, tant'è vero che io sono sceso in piega, ho messo il ginocchio a terra, tutte queste cose qua, in maniera molto tranquilla e praticamente allo stesso modo che lo facevo con ovale, però tutto il resto cambia, nel senso le velocità con cui arrivi in curva, le staccate che fai, nonostante io sia andato comunque relativamente piano, sono molto diverse, nel senso le senti tanto di più. E anche l'accelerazione è diversa, cambi di direzione, se non li sai fare bene tecnicamente vai in difficoltà, perché io i primi due turni li facevo completamente di braccia e la moto spacchettava da tutte le parti. E ci sono cose da rivedere, però alla fine secondo me non è andata male. Best lap di giornata, 1-3-0. Mi sono beccato 10 secondi dal record della pista, che è di Yari Montella, il pilota del Mondiale Supersport, quindi ci sta. E me sono beccati 7 da mio zio, che comunque va forte, fa veramente dei tempi interessantissimi. Poi la moto, lo sapete, 70.000 km, la porcella che trasudava, ci ho dovuto mettere una pezza, robe, vabbè. Comunque siamo andati un po' così, secondo me si può fare tanto, si deve fare tanto meglio, ma io posso farcela, secondo me, 1-1, no. Per il resto che dire, ragazzi, ci stiamo preparando a bomba per tutto quello che deve venire ad agosto e settembre. Sto facendo una preparazione fisica con DB Trainer, che peraltro allena anche, per esempio, Yari Montella, Alfonso Coppola, quindi vi lascio il link in descrizione se siete interessati a fare un percorso di fitness o di preparazione atletica, per l'appunto, scrivetegli, vi lascio i contatti in descrizione. Per questo video dalla mia stanzetta è tutto, conclusione l'ho dovuta fare per forza qua perché l'ho detto un casino là. Mi raccomando, se non lo siete già, iscrivetevi al canale perché questi tipi di contenuti con l'R6 in pista arriveranno sempre di più. Vi dico già, spoiler, settembre o ottobre, Valle Lunga. Io vi saluto e vi ricordo che da settimana prossima non c'è più la doppia pubblicazione a settimana perché chiaramente siete tutti al mare, me compreso, perché ci vuole un po', sono cadaverico. Quindi, ciao! We'll be right back.